Allora, questa sera sono in compagnia dell'amico grande attore degli anni 50, 60, 40, 50, 60, con il regista Giuppi, bravo insegnante, docente di scuole elementari, ormai in pensione da tanti anni. Tommaso, siccome sto preparando un articolo molto bello sul Golgota, io Sì. so che tu hai partecipato negli anni, fine anni 40, inizio anni 50, con il professor Tonino Valente a quella rappresentazione. Cosa mi puoi dire di quel che ricordo hai di quel Beh, bellissimo spettacolo? sì. Mi fai tornare indietro negli anni belli della giovinezza, io ho un grande ricordo. E ricordo alcuni particolari di quella rappresentazione, che nei momenti in cui di allegria mi piace ricordare agli amici. Dino Valente rappresentava Cristo Sì, ed era proprio bravissimo, lui faceva, proprio lui che faceva anche diciamo, era anche il lui. Il regista. regista, sì, Il regista. unitamente Sì. al sacerdote Don Fulvio. Sì. Sì. Perché mi sembra che il copione ha le origini, Era di Don, originalmente. per quello che so, Sì, originalmente era di di Don Fulvio. Don Fulvio, sì. Don Fulvio. Don Fulvio. Don Fulvio, sì. Colitti, Colitti. Sì, esatto. E ricordo questo Sì. particolare, che è bello, che mi Racco. piace ricordare. Dunque, dicevo che il Cristo era rappresentato da Dino, da Valente, Tonino Valente. Tonino Valente. La rappresentazione finiva, se ricordo bene, con un quadro Sì. imponente, Sì. rappresentava il Cristo in croce, Sì, una scena sì, drammatica proprio. drammatica, ma Bello. Dino Valente era in croce, la sua nudità era coperta da un perizoma, Sì, a quei tempi, sì. e ai suoi piedi c'era la Madonna. La scena prevedeva questo: il Cristo avrebbe dovuto incrociare lo Sì. Sì. sguardo della Madonna, poi sollevare il capo e pronunciare la famosa frase biblica: Gesù, Gesù, perché mi hai Abbandonato. abbandonato? Però ai suoi piedi c'era la Madonna, un bel velo e una bella Una bella. Sì, camicia scollata che modellava il suo corpo e anche il suo berrino. era una bella donna. Era una bella donna. Quando avrebbe dovuto incrociare la scuola della Madonna, incrociò invece le teste, Mannaggia la che miseria. dall'alto evidentemente apparivano belle e provocanti. Incredibile, valeva. Evidentemente lui, temendo questa visione, lo turbò alquanto, Sì. perché temette, forse dico io, che il perizoma non potesse coprire del tutto la sua nudità, e anziché volgere lo sguardo al cielo per pronunciare quella famosa frase, guardò dove, come si dice, dove stanno le Dove quinte, si verso le quinte? guardò verso dove era appollaiato il sacerdote Don Fulvio Sì. e sibilò questa frase: «Guagnù, luatmo quella Madonna da so», che fu una Bello, frase che sì. poi Allora, divenne. Tommaso, Sì. questo spettacolo si tenne per alcune serate, sì, alcune Sì, serate. per Quindi alcuni io alcune ricordo, serate, sempre al sì. Cineteatro Sì, Pesante, ed era gremito sempre di gente, sì, era ricordo. gremito Quel di bel gente, teatro pesante, che è era un stato un vero bellissimo. peccato averlo perduto. Che diciamo fu demolito. Poi quello che volevo ancora sapere, c'era un biglietto d'ingresso? Era perché c'era una locandina, se non La erro, locandina, ci certamente stava. ricordo che C'era anche c'era. c'era c'era una Ricordo locandina. la fotografia che era esposta da Valente, il Ah, da fotografo, Valente, il sì, fotografo Valente. si Sì. soffermavano tutti a Quindi ci guardarla. furono alcune serate, Sì, ci furono e alcune rappresentazioni. Fu un fu un grande gran successo, successo, sì. veramente. Siamo verso la fine degli anni 40, quindi Sì, Tommaso. 40-50, ecco, Bello. sì. Chi partecipò più anche
un certo Castriotta, mi sembra che hai detto. Sì, il diavolo. Il diavolo, dice era bravissimo il diavolo. Bravissimo, sì. Anche Dina Valente, Dina Valente, Dina Valente, che era giovanissima. Sì, rappresentava. Era un piccolina, angelo, un sì, angelo, faceva sì, l'angelo. Poi Savino di Noia. Savino di Noia. Rappresentava Giuda. Giuda era. Sì. Anche una parte importante. Nerissimi. Va bene. Sì. Tommaso, sei stato brillante. Grazie sì, per l'intervista.